Ciao a tutti, vi presento un vino bianco marchigiano e più precisamente un verdicchio dei Castelli di Jesi Stefano Antonucci 2017 dell'azienda Santa Barbara, una storica azienda che si trova nel piccolo borgo di Barbara, nel cuore delle Marche e nel cuore proprio del vitigno Verdicchio. Verdicchio che in questa regione ha due DOC e più precisamente il Verdicchio dei Castelli di Jesi e il Verdicchio di Matelica, che si differenziano tra di loro proprio dal punto di vista organolettico. Per quanto riguarda il Verdicchio, è un vitigno che regala dei vini con un'ottima struttura e alcolicità e anche con un'elevata acidità, e questo permette di produrre dei vini non solo di pronta beva ma anche da lungo affinamento, come il caso di questo Verdicchio Stefano Antonucci. Per quanto riguarda il colore, lo vedete un bellissimo giallo paglierino che ha dei lievi riflessi dorati dati dal suo affinamento in legno. Infatti questo vino è stato fermentato in vasche d'acciaio, ma poi il suo affinamento è avvenuto in piccole botti di legni diversi. Se andiamo al naso, è un vino che sprigiona degli ottimi profumi fruttati, di frutta soprattutto matura, anche esotica, con delle lievi note agrumate e di erbe aromatiche. Vado al sorso. Un vino pieno dal frutto succoso e anche dalla purezza di frutto, con una sapidità importante, così come una acidità ancora molto presente e che mi fa pensare che possa durare ancora per molti anni. Vi ricordo che questo è un 2017. Sicuramente la sapidità e il frutto persistono in questo finale molto lungo ed armonioso. Un vino davvero molto interessante che abbinerei per esempio ad un branzino al forno, magari con la presenza di erbe aromatiche. Quindi davvero un vino eccezionale che suggerisco a tutti voi. Io adesso mi termino questo splendido calice e vi saluto. Cin.